quindi esatto, okay. Il vincitore. Vado dritto, vai. Col primo? Vai. Oppure faccio la suspense? Fai anche la suspense, dai. Tanto sono 5, come a poker. Allora, al quinto posto, siamo la gente, il potere ci temono. Non pia manco il bronzo, mazzisti per tabacci. Lercio.it al terzo posto. Genus di Nazareth al secondo. E al primo, Pinuccio. Fantastico, te la sei cavata. Grazie. Anche con la lettura del francobollo, quindi. Allora, la scuola serve. Prego. Buonasera, un saluto a tutti. Buonasera Pinuccio. Un saluto, piacere, piacere. Tante cose. Un saluto alla straniera, che ogni tanto Uffindong e Lonlingdon. Una lezione di inglese a questa, la potevate fare prima di leggere. Vabbè. Grazie di questo premio, che è evidentemente truccato perché ho sconnesso il computer prima di entrare. E vi ringrazio tutti. Scusate, mi sta vibrando il cellulare. Ma va. Vabbè, devo rispondere per forza. Certo. Papa Francesco. Ciccio carissimo. Come sai? Lo sai che hai vinto il premio? Non X Factor, qua, macchia nera. Hai vinto il coso di internet in contumacia. Bravo. Senti, vedi che qua sono diventati tutti cattolici, cristiani. Sei veramente l'ufficio marketing tuo, lo devi prestare al PD, che quelli stanno freccati proprio. Senti, allora te lo porto io. Senti, dopo questo passo, a pomeriggio 5 ti voglio. Devi risollevare Mediaset un po', che Silvia ha bisogno. Saluti anche da una straniera qua. Vaticano lo riesce a dire bene, però. È italiano. Uffindon, Langindon, niente. Tante cose, sempre sia lodato. Poi fammi una ricarica. Ciao, bello, ciao. Scusate, devo chiamare al Papa, che dovevo... Faccio il bacio. Da lontano, che sta mia suocera in mezzo alla straniera. Grazie. Beh, grazie Pinuccio, complimenti. Grazie di tutto. E grazie anche a Chef Rubio.